Ciao, io sono Giada e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò delle mie letture di dicembre, anche se un pochino in ritardo visto che siamo a fine gennaio. Prima di iniziare però devo spacchettare una cosina. Ora voi mi direte: Giada, cosa c'entra l'unboxing con il video letture? E avete ragione. Però mi è praticamente arrivato questo pacco ormai da qualche giorno, che era un pacco che io attendevo da tantissimo tempo ed è un regalo che mi hanno fatto mia madre e mia sorella per Natale. E si tratta di una cosina che è in qualche modo legata ai libri, ora che spacchetto vedrete, e mi sembrava per questa ragione appunto un'idea carina spacchettarla insieme. Il pacchettino è questo qui, andiamo ad aprirlo. Ok, così si presenta la scatola. Voi non avete idea di quanto io aspettassi questo pacco. Che belle! Sono troppo felice. Questo è il contenuto della prima busta. Come vedete all'esterno è praticamente un libro di fiabe per la precisione. Però attenzione, perché si apre ed è una palette, per la precisione una palette di ombretti. Vi faccio una ripresa più da vicino, abbiamo questa parte dedicata agli ombretti che hanno tutti i nomi legati alle fiabe, perché c'è Briar Rose, Spindle, Castle, Prince, Grimm, Beauty, Woodland, eccetera eccetera, anche Fairies, che bello. E poi qui c'è lo specchio, tra l'altro c'è una frase di Andersen sullo specchio, ossia Life itself is the most wonderful fairy tale, ossia la vita stessa è la più bella fiaba. Apriamo ora il secondo pacchettino. Ormai avrete capito di cosa si può trattare anche qui. Che carina. È sempre una palette di ombretti, questa volta più piccina e fatta insomma al libricino di fiabe anche qui. E aprendola abbiamo altri colori, questa volta sulle tonalità del marroncino e verde. E poi lo specchietto, anche qui c'è una frase, questa volta di uno dei fratelli Grimm, ossia Mirror, mirror, here I stand, who is the fairest in the land? Particolari e bellissime palette sono della marca Storybook Cosmetics. Vi lascio il link giù nella info box. Si tratta appunto di un'azienda di make-up americana che io avevo scoperto online, in particolare su Instagram, ed ero rimasta incantata perché appunto realizza tutte palette o trucchi dedicati ai libri. Però essendo i prezzi un pochino alti e soprattutto venendo dall'America, quindi c'è anche il costo delle spedizioni, insomma veniva un totale un po' esagerato, per cui prima d'ora non ero mai riuscita a prendere nulla. Però è successo che credo a fine novembre c'è stato il Black Friday e avevano fatto degli sconti pazzeschi anche su questo sito, sul loro sito, quindi venivano a costare molto meno rispetto al prezzo solito, anche se poi le spedizioni praticamente costavano un pochino più dei trucchi, però ecco, il totale veniva molto meno rispetto al solito e me l'hanno preso mia sorella e mia madre come regalo, quindi sono stata molto contenta. Non vedo assolutamente l'ora di provarle e sperimentare qualche trucco occhi un po' diverso. Passiamo ora alle letture. Come al solito vado in ordine piuttosto casuale per quanto riguarda insomma i libri, però ci sono alcuni titoli a cui accennerò solo in questo video e ora vi spiego perché. Uno dei libri che ho letto a dicembre è stato New Moon di Stephanie Meyer, ossia il secondo volume della saga di Twilight. Se mi seguite saprete che sto leggendo questa saga per la primissima volta nella mia vita, non avevo mai letto Twilight in tutta la mia vita, e le mie amiche nonché colleghe, ossia Fangirl in a Weird Books, Fairy Widow Beach Fit, Camille's Journey e Ileana di Oma che anzi è la Svamps, mi hanno coinvolta in questo GDL, gruppo di lettura dedicato, dove ogni mese leggiamo uno dei libri della saga. Devo dire che si sta rivelando un'esperienza di lettura mistica, questa di Twilight. È tutto quello che in parte mi aspettavo, ma anche non mi aspettavo. Come era successo anche per Twilight, in realtà non mi dilungo a parlarvi di questo libro e dei libri di Twilight nei miei wrap-up, perché alla fine di ogni mese facciamo una live in cui parliamo appunto del libro del mese, quindi vi rimando alla live per New Moon, trovate il link giù nella info box, l'abbiamo fatta sul canale di Gabriella, Fangirl in Love with Books, mentre del primo libro la facemmo sul mio canale. Altri libri che ho letto a dicembre, per i quali non mi dilungherò in questo video, sono The Bear and the Nightingale e The Girl in the Tower, nonché in realtà The Winter
Daughter of the Witch, che ho iniziato a dicembre e finito a gennaio, quindi un libro che sta a metà tra dicembre e gennaio. E si tratta appunto della saga della Arden, che è stata tradotta anche qui in italiano con il titolo del primo libro, L'Orso e l'Usignolo. È stata praticamente una delle esperienze di lettura più belle che ho fatto, una saga che mi è entrata nel cuore ed è diventata appunto ormai una delle mie preferite. E per questa ragione ho intenzione di dedicare un video a parte, un video separato alla saga, e quindi parlarvene per bene nei dettagli in un video dedicato che cercherò di scrivere e girare al più presto, quindi lo vedrete, uscirà presto e non vedo assolutamente l'ora. Vorrei partire da un libro, da quello che è stato il libro più folle e fantastico che ho letto a dicembre, ossia Gideon la Nona, edito Oscar Bolt. Dovete sapere che io ho impiegato tantissimo tempo per metabolizzare questo libro e ci ho messo del tempo per trovare proprio la forza fisica e mentale per poter scrivere e parlare di questo libro. Quindi oggi sono qui con Gideon la Nona, ma sappiate che ci sono arrivata con molta molta fatica. Come descrivervi questo libro? Gideon la Nona è il primo volume di una saga che unisce in qualche modo diversi generi, principalmente sci-fi, fantascienza e fantasy. In generale tutto l'aspetto della magia nello spazio, perché ci troviamo nello spazio. Con Gideon la Nona ci troviamo appunto in questa galassia fatta di necromanti, duelli di spade e giochi spietati. Protagonista è Gideon, allevata da monache calcificate sul pianeta, sul nono pianeta, e che si prepara finalmente a liberarsi da una vita di schiavitù. Tuttavia Harrow, nonagesimus, che è la reverenda figlia della nona casa e la nemica da sempre di Gideon, non le renderà le cose facili. L'imperatore infatti ha invitato tutti gli eredi delle case a prendere parte a un torneo, quindi Gideon sarà costretta a seguire Harrow come cavaliere in questo luogo, in questo palazzo gotico, sci-fi e ricco di laboratori e stanze misteriose. Qui Gideon e Harrow non saranno sole, ma ci saranno anche gli eredi, gli altri eredi delle case con i rispettivi cavalieri, e quindi tutti si ritroveranno appunto in questo luogo nel quale inizieranno ben presto ad esserci degli omicidi e quindi tutto un mistero da risolvere, e saranno intrappolati lì. È stato praticamente uno dei romanzi più folli e allucinanti e straordinari e geniali che io abbia mai letto, e l'ho amato con tutta me stessa, come non mi aspettavo di amarlo. L'autrice in questo libro realizza un qualcosa di unico, a mio parere, sia per quanto riguarda la fusione di generi che per quanto riguarda la scrittura e l'idea in generale. E sebbene già dalle prime pagine l'esperienza di lettura sia praticamente caos per quanto riguarda in particolare il mondo costruito e insomma le basi di questo universo, è tutto molto confusionario e caotico, la sensazione è proprio quella di venir presa e scaraventata in questo mondo di cui capisci poco e nulla fin da subito, che però ti affascina completamente e la cui atmosfera invece arriva benissimo. Le ambientazioni e le atmosfere sono incredibili, io mi sono davvero sentita nello spazio, in questo universo al fianco di Gideon e Harrow, in questo mondo fatto di ossa, di necromanzia, di sangue, violenza. Io ho amato in particolare proprio l'aspetto della necromanzia. Ogni necromante è specializzato in un particolare tipo di necromanzia, in particolare Harrow è una necromante delle ossa. Altri sono necromanti legati in qualche modo all'anima o alla medicina, insomma è stato molto interessante vedere questo aspetto, ma ciò che porta avanti questa storia e che regge questo libro sulle spalle è la protagonista, Gideon. Gideon è un personaggio che non puoi fare a meno di amare. Gideon è fantastica, è una pazza, è un personaggio ricco di sarcasmo, di irriverenza. Mi ha spezzata, cioè leggere questo libro dal punto di vista di Gideon, con i suoi pensieri, quelli che tiene per sé, quelli che invece ai quali invece dà voce, con la sua ironia, le sue battute sconce e non. Io mi sono divertita tantissimo, e soprattutto questo aspetto del suo carattere serve in qualche modo a bilanciare anche quella che è la pesantezza delle vicende, di alcune delle vicende che accadono durante il libro. E l'altra cosa che porta avanti questo libro è la relazione tra
Harrow e Gideon, che è una dinamica molto complessa. Gideon la nona rientra anche nella categoria LGBT+, per quanto riguarda le tematiche, e soprattutto per quanto riguarda la sessualità. E voi non avete idea di quanto regali, di quante emozioni e sofferenza. Ho amato i loro caratteri, le loro personalità, la loro relazione, il loro legame. Tutto. In generale, proprio come l'autrice ha gestito questi due personaggi e ciò che li unisce dall'inizio alla fine. Anche i personaggi secondari, sebbene siano tantissimi e anche in quel caso ci sia un po' di confusione, sono tutti molto interessanti. Gideon la nona è un libro molto molto particolare e sicuramente non è un libro adatto a tutti, e l'ho amato così tanto perché mi ha incollata alle pagine, è stato super avvincente, mi ha legata in maniera profonda, davvero profonda, alle due protagoniste, a Gideon e Harrow. Ha preso il mio cuore, l'ha spezzato, insomma mi ha fatto vivere una vasta gamma di emozioni, e credetemi se vi dico che riprendersi da questo libro e da questa storia non è facile. Io ho bisogno di leggere il seguito, voglio leggere il seguito praticamente da quando ho finito Gideon, però effettivamente non so se sono pronta emotivamente a farlo, non so se sono pronta dal punto di vista emotivo ad affrontare il secondo libro della saga. Io ve lo consiglio tantissimo, se tutti gli aspetti di cui ho parlato oggi, se tutte le cose che vi ho detto su questo libro vi ispirano e sentite che possono rientrare nelle vostre corde, leggetelo perché è pazzesco e secondo me potreste amarlo tanto quanto l'ho amato io. Uno dei primissimi libri che ho letto il mese di dicembre, forse il primo in realtà che ho letto a dicembre, è stato Il viaggio di Alla di Naomi Mitchison, edito Fazzi Editore. La Fazzi ha portato per la prima volta qui in Italia un classico della letteratura fantasy del Novecento. Il viaggio di Alla è una fiaba fantasy che ha tutto lo spirito classico, scritta da una donna e con protagonista una donna. Alla è praticamente una principessa e la figlia di un re, che però viene abbandonata da piccola nei boschi. A salvarla è la sua tata, che può trasformarsi in un orso. Per cui Alla crescerà prima con gli orsi e con la propria tata, e in seguito sarà accolta e cresciuta invece dai draghi, fino al momento in cui Alla avrà un incontro speciale, ossia un incontro con Odino. Odino che offre ad Alla una scelta, ossia continuare a vivere come un drago oppure viaggiare leggera e libera attraverso il mondo. E così inizia il viaggio di Alla. Alla che nel corso degli anni avrà sviluppato anche delle capacità molto particolari. Può parlare infatti tutte le lingue del mondo e capire, comprendere e comunicare con tutte le creature, tutti gli animali. Alla è stata praticamente una delle mie cose preferite di questa piccolissima storia. Ho amato il suo personaggio e soprattutto come attraverso di lei l'autrice ha dato voce a molte importanti tematiche. Alla è una viaggiatrice, è un orso ed è un drago, è una donna ed è molte altre cose. Il suo viaggio è straordinario, e straordinario anche il suo viaggio interiore. Cresce e matura nel corso del libro. A questo fantasy è anche una storia di formazione. Ho apprezzato tantissimo il focus e l'accento sul potere del linguaggio. Ho amato l'attenzione sugli animali, sia per quanto riguarda gli orsi che per quanto riguarda i draghi. La parte in cui Alla ha vissuto con i draghi è stata forse una delle più interessanti e particolari. E il finale secondo me riesce a esprimere appieno l'essenza di Alla e del suo viaggio. È una storia sull'umanità e sugli animali, sul mondo e sulle divinità, sulla magia, perché c'è anche magia, e sul viaggio, sul definire il proprio destino e trovare se stessi. È anche una storia intrisa di mitologia nordica, ed essendo questo un viaggio giriamo un po' per diverse terre, per diversi paesi, dal nord per arrivare a Bisanzio e poi ad Olbia. Ci spostiamo praticamente dalla Scandinavia e dal suo paganesimo a Costantinopoli con la sua cristianità, e a questo proposito ci sono anche molte riflessioni religiose, però in maniera molto leggera. C'è Odino, come vi ho accennato, il padre di tutte le cose, e anche le valchirie che appaiono quando muoiono gli eroi per portarli nel Valhalla. È da tenere ben presente che si tratta comunque di un fantasy, come vi ho accennato, con uno stile abbastanza classico, quindi che in qualche modo può ricordare Tolkien, però allo stesso tempo il viaggio di Alla va a rompere e a spezzare molti di quelli che sono gli aspetti tipici, misogini, quindi è un libro che vi piacerà sicuramente se amate questo particolare
tipo di stile. L'unica cosa, avrei voluto che fosse più lungo perché è davvero piccino, e se fosse stato più lungo ci sarebbe stato sicuramente più spazio per l'approfondimento di determinati aspetti. Tra l'altro, piccola curiosità, il viaggio di Halla era menzionato in Così si perde la guerra del tempo, che è stato uno dei libri più belli appunto per me dello scorso anno, e quando fu menzionato in quel libro io rimasi piacevolmente colpita, perché appunto era da pochissimo uscito per la Fazzi, quindi era una grandissima coincidenza, e quindi l'ho letto con ancora più piacere. Subito dopo il viaggio di Halla ho letto La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, che è il nuovissimo libro di quest'autore, autore che io amo tantissimo, del quale ho avuto modo di apprezzare nel corso degli anni alcune delle sue opere, ed è un autore che finora non mi ha mai delusa. Ero curiosissima di leggere questo suo nuovissimo libro, che è edito edizioni EO, anche e soprattutto perché le premesse mi avevano colpito fin da subito. Fra la vita e la morte esiste infatti una biblioteca, la cosiddetta biblioteca di mezzanotte, e quando Nora, protagonista del romanzo, cerca di porre fine alla sua vita, si ritroverà in questa biblioteca. Si tratta infatti di una biblioteca molto molto particolare, una biblioteca dove ogni libro rappresenta una possibile vita. Ogni libro mostra e contiene una vita che Nora avrebbe vissuto se avesse fatto una scelta piuttosto che un'altra. Vedremo quindi Nora nella vita di nuotatrice, rockstar, moglie, filosofa o viaggiatrice. La cosa che ho adorato fin da subito è il concetto e l'idea alla base del libro, ossia quella di esplorare le diverse vite possibili. Vedere come Nora avrebbe potuto dire di sì a una particolare persona in un particolare momento, e questo l'avrebbe portata ad avere una vita completamente diversa. E questo particolare concetto mi ha colpita così tanto perché io stessa sono una di quelle persone che pensa a come sarebbe stata la mia vita se avessi fatto una scelta piuttosto che un'altra, se avessi detto di sì o no in una determinata occasione, se avessi preso decisioni diverse da quelle che ho preso. Penso che in realtà questa sia una situazione in cui la maggior parte di noi può rispecchiarsi. Io penso che tutti abbiamo vissuto e viviamo costantemente con i rimorsi, con i nostri e se, e in alcuni casi finiamo con il vivere male a causa di questi. Pensare a come le cose avrebbero potuto essere, pensare di non essere abbastanza, pensare che avremmo potuto fare di meglio, avere di meglio, e questo ci allontana sempre di più da quello che siamo, dal nostro presente, e soprattutto ci porta a non vedere e a non prestare attenzione a quello che abbiamo. Una delle cose che Matt Haig attraverso questo libro vuole farci capire è che i rimorsi, avere rimorsi, è normale, che pensare ai nostri e se è normale, ma che non dobbiamo far sì che questo influenzi in maniera negativa la nostra vita. Matt Haig ci mostra come, anche se avessimo la possibilità di esplorarle quelle vite e di viverle proprio come fa Nora, potrebbero anche essere migliori, ma non è detto sempre che sarebbero quelle giuste per noi. Siamo sì la somma delle decisioni che prendiamo, ma siamo anche la somma del presente che viviamo, perché ogni singola vita ha i suoi alti e bassi, ogni singola vita è complicata e difficile, ma anche bellissima e meritevole, soprattutto ricca della gioia del vivere. La cosa che ho sempre amato di Matt Haig, e che amo sempre perché la trovo in ogni suo libro, è l'empatia che lui ha per la condizione umana, la capacità di prendere questa empatia e inserirla nelle sue pagine, nei suoi libri. Matt Haig scrive gli umani nella maniera più realistica e sentita e naturale possibile. E altra cosa che amo trovare nei suoi romanzi, e che è una conseguenza in realtà di questo, è che Matt Haig ti fa sentire meno solo, ti fa sentire compreso, ti fa sentire visto soprattutto. La biblioteca di mezzanotte è una storia ricca di significato, emozionante per tantissime scene, e anche soprattutto una storia di malattia mentale, oscurità e depressione, che sono delle tematiche che Matt Haig tratta sempre nei suoi romanzi, perché le ha vissute e le vive in prima persona. È una storia sull'amore per se stessi e per la vita, e sebbene a tratti possa essere un pochino prevedibile, perché lo è, in particolare per quanto riguarda il finale, ecco, forse l'unica nota che volevo fare è che lì avrei voluto un pochino di profondità in più. Si tratta però di quella prevedibilità che io chiamo a volte necessaria, del tipo quelle cose che anche se le conosci e le sai già, devi vederle scritte su carta, devi averle lì davanti ai tuoi occhi perché abbiano un effetto. C'è anche molto, per quanto riguarda l'aspetto filosofico, legato sia all'idea, al concetto base, che a diverse questioni che vengono fuori nel corso del libro,
E in questo senso ci sono tantissime frasi e tantissimi paragrafi e pezzi che ho sottolineato. In generale lo stile di scrittura è sempre sempre intelligente, sentito e brillante. È stata una lettura che personalmente ho adorato e io vi consiglio sempre Matt Haig come autore. Quindi vi consiglio di conseguenza anche questo suo romanzo e in particolar modo se avete già avuto modo di leggere e apprezzare altro dell'autore, leggete La Biblioteca di Mezzanotte. Dal momento che dicembre è legato al Natale, ho fatto anche due letture natalizie che non erano programmate, in realtà però ecco sono state abbastanza spontanee. Il primo libro natalizio che ho letto è stato Christmas Days di Jeanette Winterson, che è praticamente una delle mie autrici preferite, come sapete se mi seguite. Si tratta praticamente di una raccolta di 12 racconti dell'autrice ambientati durante il periodo di Natale e 12 ricette natalizie. Lo trovate anche in italiano, vi lascio qui la copertina ed è stato sicuramente uno dei libri natalizi più belli che io abbia mai letto. E Christmas Days è molto particolare perché appunto unisce 12 racconti che sono tutti racconti di generi molto diversi, sebbene legati al Natale, però Jeanette unisce praticamente storie di fantasmi, storie con protagonisti bambini, storie di realismo magico, storie ricche di fantasia, divertenti, audaci o da mettere i brividi, e li alterna poi a ricette, vere e proprie ricette di piatti tipici della tradizione natalizia. È un libro interamente dedicato al Natale e nella parte iniziale, nella primissima parte, una sorta di prefazione in qualche modo, l'autrice realizza anche un sintetico ma interessantissimo excursus su questa festività, ossia sul Natale, sulle sue origini che uniscono paganesimo e religione, sulla simbologia e le tradizioni, da dove viene il Natale, da dove vengono i simboli natalizi più famosi come l'albero di Natale ad esempio. È stato molto molto bello dal punto di vista culturale e di curiosità, io sono rimasta incantata già dalle primissime pagine, prima che iniziassero proprio i racconti, ma Jeanette Winterson mi fa questo effetto. Soprattutto in ogni libro della Winterson io mi ritrovo sempre a sottolineare una pagina sì e l'altra pure. I miei libri della Winterson sono sempre pieni di sottolineature. Christmas Days, come ogni libro della Winterson, è un modello di letteratura e io in queste frasi, in ogni storia della Winterson, ci trovo sempre parti di me stessa. Ci trovo verità e ci trovo riflessioni, quelle particolari riflessioni che nella mia mente sono confuse e trovano magicamente un ordine attraverso le parole della Winterson su carta. Ci sono alcuni racconti che mi hanno proprio rapita per il loro incanto e per il realismo magico, che racchiudono però tutta la magia, l'incanto e l'immaginazione della Winterson. Altri per le emozioni che mi hanno regalato e per come mi hanno fatto commuovere, altri ancora per i brividi e la pelle d'oca, perché come vi ho detto ci sono alcune storie di fantasmi ambientate a Natale e sono praticamente perfette se cercate storie da brivido non solo durante il periodo di Halloween, ma anche durante il periodo natalizio, che è una cosa della quale io non sapevo assolutamente di aver bisogno, però a quanto pare sì. Altra cosa che amo profondamente della Winterson e che ho trovato anche in questo suo libro è che lascia sempre spazio al lettore per uno sguardo sulla sua vita e sulle sue relazioni, e in questo libro in particolare lo fa attraverso le ricette, perché le ricette presenti nel libro non sono solo ricette, ma contengono anche una piccola storia, piccoli aneddoti o ricordi o memorie della vita di Jeanette Winterson e delle persone a lei care. Ogni ricetta presente nel libro è legata ad un particolare momento della sua vita, ad una particolare persona che ha avuto un impatto sulla sua vita, ad un particolare ricordo, ed è stato per questa ragione bellissimo leggere le ricette. Non tanto per la ricetta in sé, perché ad esempio se non mi interessa potete tranquillamente saltarla, ma per ciò che viene prima o durante la ricetta, per vedere come sono nate queste ricette, per vedere come sono entrate a far parte della vita e della tradizione natalizia dell'autrice. In particolare ho amato tantissimo la ricetta legata alla libreria di Shakespeare & Co. a Parigi, alla sua esperienza appunto a questa libreria, oppure quella legata alla sua amicizia con la scrittrice Ruth Rendell o a suo padre. E in ognuna di queste ricette spicca sempre, oltre all'emozione che regalano,
anche l'ironia tipica della Winterson. La prosa poi è bellissima, sarebbe impossibile il contrario trattandosi della Winterson. L'altro libro natalizio che ho letto un po' improvviso è stato Dash and Lily's Book of Dares, in italiano solo Dash e Lily. Un libro che non avevo in programma di leggere in realtà, però è successo che a dicembre è uscita su Netflix una serie TV tratta insomma da questo libro, che io ho praticamente divorato con mia sorella, l'ho amata, mi è piaciuta veramente tantissimo, è stata super carina, mi ha regalato tante emozioni e spirito natalizio, e da lì io ero curiosissima di leggere il libro, nel senso mi sono proprio fiondata a scaricare il libro e a leggerlo, anche se purtroppo si è rivelato uno di quei rarissimi casi dove ho preferito la serie TV al libro. Dash and Lily's Book of Dare è uno young adult, un libro young adult appunto per ragazzi, contemporaneo. Ora, qual è la storia? Quali sono le premesse? Protagonisti sono appunto Dash e Lily, questi due adolescenti di New York. Lily in particolare è una ragazza molto solare, ma considerata strana dai suoi coetanei. E spinta dal fratello lascia questo taccuino rosso nascosto nella sua libreria preferita di New York, in attesa che arrivi il ragazzo giusto ad accettare la sua sfida. Questo ragazzo sarà appunto Dash, altro adolescente che è un po' l'opposto di Lily, è piuttosto cinico, detesta il Natale al contrario di Lily che invece lo ama, e i due iniziano così a scambiarsi sfide attraverso questo taccuino, iniziano anche a conoscersi attraverso le pagine. Tutto sommato si tratta di una lettura young adult con tutti i tratti tipici del genere, estremamente carina, dolce, leggera e divertente. È un libro su due ragazzi che sono un po' l'uno l'opposto dell'altra per quanto riguarda carattere in qualche modo e situazione familiare anche, ma che hanno in comune una cosa che è quella più importante, ossia la passione per la letteratura, la passione per i libri e la lettura. Quindi è molto carino seguire la loro storia, seguire la loro amicizia che poi si trasformerà in qualcosa di più. Ci sono state però alcune parti che ho trovato un po' noiose da seguire, oltre a delle scene molto carine e belle e anche se realistiche comunque divertenti da leggere. Io poi ho un debole per le storie d'amicizia o d'amore nate attraverso lettere o lo scambio di email o in questo caso appunto lo scambio di un taccuino, quindi nel conoscere prima una persona attraverso i suoi pensieri e le parole nella maniera più intima, e quindi questo è stato uno dei miei aspetti preferiti anche nel libro, una delle cose che più ho preferito nel libro. Mi ha preso però molto di più la serie TV e non so se influisce il fatto che io abbia visto prima la serie, in questo caso ho amato di più la serie TV per quanto riguarda l'intrattenimento, il maggiore approfondimento per quanto riguarda le tematiche, i personaggi protagonisti, anche i cambiamenti che hanno fatto dal libro alla serie TV mi sono piaciuti. In generale appunto proprio come tutta la storia è resa. Alla fine non è che il libro sia brutto, semplicemente ho preferito di più la resa in serie TV. E in generale appunto si tratta di uno young adult molto carino se cercate appunto un libro per ragazzi da leggere tutto d'un fiato. Infine l'ultima lettura che ho fatto a dicembre è una graphic novel, in particolare due volumi di una graphic novel bellissima, ossia L'età dell'oro volume 1 e volume 2 edita Bao Publishing. Si tratta appunto di una storia a fumetti di una saga in due volumi ed è stato per me un capolavoro di storia a fumetti che mi ha completamente rapita e affascinata dalle primissime pagine. L'oro è il racconto di Tilda, una principessa esiliata il cui destino è legato a un potente e antico libro. L'età dell'oro è una storia fantasy ambientata nel Medioevo, dalle atmosfere e le ambientazioni medievali. Un racconto medievale di lotta, destino, di regnanti e di popolo. L'età dell'oro è anche un racconto sul potere dei libri, della storia e della compassione. Ho trovato poi lo stile di disegno splendido. Sono rimasta poi incantata dalle tavole con il gioco alternato di tinte e sfumature e la particolare resa del movimento, perché il movimento attraverso le tavole è effettuato in una maniera molto molto particolare. È un racconto che ha tutti i tratti delle storie epiche
Soprattutto è disegnata da uno degli animatori più importanti della Disney. È un po' come se la Disney incontrasse il medioevo tradizionale, quello fatto di lotte, guerre, sangue, giochi di potere, regine e popolo, ma anche magia e libri perduti dai quali dipende il destino di un regno. Mi sono piaciute tantissimo tutte le tavole, soprattutto l'utilizzo dei colori, perché ci sono pagine in cui vengono utilizzate determinate sfumature e determinati colori e altre in cui invece appunto le tinte cambiano completamente e si adattano ai momenti della storia, alle vicende, alle emozioni e ai sentimenti dei personaggi. Altra cosa che ho amato, in particolare la protagonista Tilda, è stata uno dei miei personaggi preferiti. Ho amato tantissimo questa duologia graphic novel, ve la consiglio tanto, soprattutto se vi piacciono appunto le storie a fumetti storiche, medievali e che hanno appunto tutti i tratti di cui vi ho parlato. Bene, siamo giunti alla fine del video. Queste erano tutte le mie letture del mese di dicembre. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto e ci terrei se mi faceste sapere nei commenti quali sono state invece le vostre letture del mese di dicembre, oppure se tra i libri che ho letto io il mese di dicembre c'è qualcosa che avete letto anche voi o che vorreste leggere che vi incuriosisce particolarmente. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e attivare la campanella in modo da essere sempre aggiornati quando posto un nuovo video. Giù nella info box trovate tutte le informazioni sui libri di cui ho parlato oggi, i miei vari social network. Se volete seguire più contenuti da parte mia, vi consiglio di seguirmi anche su Instagram in particolare, dove posto appunto foto e storie giornalmente, o Goodreads, che ho ripreso quest'anno, dove vi aggiorno più nei dettagli sulle mie letture. E soprattutto trovate anche i miei link di affiliazione di Amazon, la Feltrinelli, BS e Libraccio, che sono praticamente un altro modo per sostenere me e il lavoro che faccio qui sul canale. Quindi se fate qualsiasi acquisto su uno di questi siti e vi fa piacere sostenermi, utilizzate il mio link di affiliazione. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!